Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darlo ai poveri?» Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto la gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Sei giorni prima della Pasqua, ovvero sulla soglia di questa settimana santa, unica, diversa da tutte le altre, la Chiesa ci pone dinanzi una casa e tre figure. A Betania, che significa casa dei poveri, la casa di Lazzaro, che significa Dio aiuta, Lazzaro risuscitato dai morti. Poi Maria, che significa amata da Dio, che ha conosciuto e scelto la parte buona e migliore della vita. E infine Giuda, intelligente e avaro, ladro, prigioniero di se stesso e dei suoi averi, materiali e intellettuali. E insieme a tutti questi, Gesù, oggetto di discussioni, al centro di scelte decisive per la vita o per la morte. Anche noi entriamo in un tempo speciale. La nostra vita può cambiare davvero. Per questo Gesù scende oggi a casa nostra. Suoi amici, poveri Lazzaro, resuscitati dal suo amore infinito. Scende per cercare il fondo del nostro cuore e liberarci. Ma non lo può fare se prima non illumina senza sconti le nostre schiavitù. Per fare Pasqua, ogni ebreo doveva e deve innanzitutto cercare Hametz, il lievito vecchio, e farlo sparire, come scriveva San Paolo. Celebriamo la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Il termine Hametz è usato per designare il pane fatto con il lievito, quello che si mangia abitualmente, in opposizione a matzah, il pane non fermentato o pane azzi. Perché si proibisce il pane fermentato? Dato che il lievito cambia il carattere naturale dell'oblazione, dell'offerta, o la profana, tutte le offerte che si facevano nel Tempio di Gerusalemme dovevano essere assolutamente pure. Ciò che è fermentato era considerato impuro, poiché risultava acido, e Hametz significa anche acido. Dicevano i cabalisti che come la pasta si gonfia di aria e cresce e prende il sapore acido del fermento, anche l'uomo si gonfia di vuota vanità e adotta l'atteggiamento acido dello sciocco. Più appetitoso e gradevole della mazzà, Hametz rappresenta l'istinto cattivo. Il lievito, inoltre, stabilisce una continuità tra il pane di oggi e quello di ieri, perché il lievito naturale è preso dalla pasta fermentata del giorno precedente. Il pane azimo, invece, segna un nuovo inizio. Per questo Gesù desidera passare gli ultimi giorni della sua vita a casa dei suoi amici, immagine della Chiesa, per prepararli a qualcosa di nuovo e sorprendente. Li illumina con la sua parola, che penetra sino alle zone più profonde dell'uomo per scovarne i più piccoli frammenti di Hametz, il lievito del pane, cioè la vita, che mangia abitualmente l'uomo vecchio, il pane di Giuda. Esso è lievitato dalla sua arroganza,
dalla sua intelligenza legata indissolubilmente all'avarizia, che lo porta a essere ladro, dal suo credere di capire sempre tutto e di avere per tutto la soluzione ideale. E con l'avarizia insaziabile che, diceva San Paolo, è pura idolatria, e si trasforma in furto. Un avaro, come Giuda, ruba l'onore dell'altro, ruba la carne dell'altro, con la sessualità, con la curiosità morbosa, ruba la dignità dell'altro, non solo i suoi beni materiali. Giuda era avaro, vuoto di vanità e acido di mormorazioni e giudizi, non gli stava mai bene nulla. Per questo se ne infischia di chiunque gli sia accanto, pur ostentando un apparente interesse filantropico per poveri e bisognosi. Giuda che non sopporta lo spreco, perché lui ha capito bene per cosa vale la pena vivere e spendere i soldi. Ha capito che l'unico che davvero importa è il proprio io e il proprio stomaco, e tutto il resto è spreco. Tempo sprecato, denaro sprecato, affetto sprecato. Non c'è anche in noi lo stesso lievito di Giuda che lo ha spinto a tradire Gesù? Che lo ha spinto a rubare? Apparentemente, è ovvio. La sua missione? Visto che comunque gli altri non ci capiscono e non ci contraccambiano come vorremmo, visto che ognuno, perfino il coniuge, i figli, coglie il proprio attimo, non pensiamo forse anche noi che consegnare la vita a Gesù e con lui donarla agli altri sia sprecarla? Non finiamo con il tradirlo quando chiudiamo in faccia agli altri la porta del nostro egoismo e della nostra avarizia ipocrita, che sembra orientata al bene mentre è solo paura e mancanza di fede? Non rubiamo anche noi la dignità degli altri quando li offriamo a noi stessi? Ma oggi Gesù scende proprio lì, per guarirci e liberarci, per donarci il cuore di Maria. E lei è l'immagine della nostra vocazione, un profumo sparso per Cristo. Sì, sei nato per sprecare tutta la tua vita per Cristo, e se non lo farai, sarai sempre infelice. Lui, Gesù, lo ha fatto per noi. Ha sprecato sino all'ultima goccia la sua vita per salvarci. Nei paralleli sinottici Gesù loda il gesto di Maria dicendo che ha fatto un'opera bella. Ecco, la nostra vita ci è data per essere un'opera bella, la bellezza che Dio aveva visto nella creazione, riflesso del suo volto e del suo cuore. La nostra vita allora è destinata a diventare un riflesso della bellezza che salverà il mondo, quella che risplende sul volto di Gesù. Della sua bellezza sprecata per amore, possiamo sprecare la nostra vita, assaporando la libertà che ci strappa al lievito vecchio di Giuda. L'opera bella di Maria è stata inoltre un'opera profetica, compiuta in vista della sepoltura di Gesù. Maria ha compreso laddove i discepoli non riuscivano a comprendere, che hanno compreso bene poi i capi del popolo, che per invidia hanno deciso proprio qui di consegnare e di uccidere Gesù. Maria ha accettato ciò che i discepoli avevano respinto, la morte crocifissa del loro maestro. L'opera bella è dunque un'opera che accoglie ed entra con Cristo nell'assurdo della croce, che rende onore alla sofferenza, rinvenendovi i bagliori dell'alba della risurrezione. Per questo Maria non spreca, ama. E amare non è altro che ungere con quanto si ha di più prezioso, con la propria vita, la vita di Cristo, il suo corpo incarnato in ogni corpo, la sua sofferenza deposta in ogni sofferenza. L'opera bella è condividere sino in fondo il dolore di Cristo, che è il dolore di ogni uomo, di tuo marito, di tua moglie, di tuo figlio, di tua cognata, del tuo collega di lavoro. Ma perché il profumo si spanda e riempia la casa, occorre che il vaso dell'unguento si rompa. Occorre la lancia che ha trafitto il costato di Cristo, la spada che ha trapassato l'anima della Vergine Maria. E occorre che la storia, con le sue sofferenze, apra il nostro cuore, perché amando sprechiamo il nostro tempo, il denaro, le fatiche, i progetti, tutto noi stessi,
soprattutto per chi sembra non farsene nulla, come accadde quel giorno sul Calvario. Ma proprio quando, per il pensiero del mondo, si rompe inutilmente il nostro io, la vita si fa feconda e compiuta, bella. Il nardo, infatti, è un'essenza che si origina ad altissime quote. È dal cielo che Maria e ciascuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo nel battesimo. Per questo il nardo è immagine delle grazie delle quali Dio ci ricolma, perché in noi appaia la vita nuova e celeste, dalla quale si spande il profumo delle opere che mostrano la vittoria sulla morte di Cristo. È quello che riceveremo di nuovo nella notte di Pasqua. Il Targum del Cantico dei Cantici mette in relazione il profumo con delle il nardo con il paradiso. Dice: i tuoi giovani sono pieni di opere buone, i loro odori sono come quelli dei begli alberi del giardino dell'Eden, come il cipresso e il nardo. Per questo il Vangelo ci dice che si trattava di vero nardo, autentico, non adulterato, pistichis, degno di fede, secondo il significato dell'originale greco. Il vero nardo è dunque il segno dello Spirito Santo, lo Spirito autentico, che ispira opere di fede degne di credibilità, degne di essere credibili. Il nardo con cui Maria unge i piedi di Gesù è il profumo autentico della sua vita fedele alla vocazione ricevuta, la fragranza della fede che si incarna in opere belle e sante, opere d'amore che vincono l'olezzo della corruzione e della morte. Accogliamo allora oggi Gesù nella nostra casa e, come Maria, mettiamoci ai suoi piedi, inginocchiamoci. Diventeremo allora come lei la sposa più felice di questo mondo, per dare a lui il meglio di noi stessi, per amore, per puro amore, proprio come recita il Cantico dei Cantici: mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. È la vita della sposa offerta come un balbettio d'amore all'amore infinito dello sposo. Da oggi Gesù è a Betania, nella nostra vita, perché sia curato e protetto come gli agnelli che dovevano venire sacrificati a Pasqua. L'amore della sua famiglia prepara infatti l'agnello ad immolarsi. È molto profondo. Cristo, prima di entrare nella morte, nella sua passione, viene a casa nostra. Viene a prepararsi a casa nostra. Allora prendiamoci i momenti per amarlo, elemosine, digiuni che nessuno vede, come baci segreti allo sposo. Preghiamo, facendo di ogni giorno il santuario dell'intimità con lui, mentre compriamo le mele o facciamo la doccia o la fila alla posta o dal dentista, lavando i piatti o guidando, nel cuore ripetiamo: Gesù, ti amo, però tu abbi pietà di me. Prendiamo il rosario e andiamo a lui con Maria. Scrutiamo la scrittura, chiudiamoci in camera un momento o anche nel bagno dell'ufficio e piangiamo, ungiamo i suoi piedi con le nostre lacrime, asciughiamolo con i nostri capelli, con la nostra vita, con la nostra carne. Passiamo davanti al Santissimo e diciamogli che lo amiamo. Facciamo una gentilezza a chi non sopportiamo, una parola quando vorremmo star zitti e tacciamo quando vorremmo parlare. Non lasciamo neanche un'occasione per amare Gesù. Così ci prepareremo con Lui ad entrare nella Pasqua come alle nozze dell'agnello, puro profumo d'amore per salvare ogni uomo. Buona giornata, buona settimana santa, buon lunedì santo.